Vi ricordate la vecchia Suzuki Ignis? Bene, dimenticatela, perché la nuova è completamente diversa, molto più accattivante. Guarda che bella la luce LED che contorna i fari poliessoidali e soprattutto è una vettura del segmento A disponibile anche con le quattro ruote motrici. Sono poche le vetture che hanno questa tipologia di trazione in questo segmento. Secondo me molto bello anche il taglio laterale, ve lo faccio vedere, chiudo un attimo la portiera. Alcuni tratti stilistici di casa Suzuki, qua ci ricorda Vitara, il tetto così ricorda un po' Swift, ma soprattutto è molto alta sia in versione 2 sia in versione 4 ruote motrici. Ma quello che mi ha stupito è l'abitabilità, poi andiamo a vederla dietro, perché Luca, prima di stare dietro la telecamera, è salito, ha posizionato il sedile in base alla sua altezza e guardate quanto spazio a bordo, ragazzi. Il sedile davanti è quasi tutto dietro, io ok non sono altissimo, ma guardate quanto spazio mi rimane. E anche in altezza, io ho più di una spanna, ma Luca ci stava comunque bene anche dietro. Guardiamo il bagagliaio, che comunque non viene sacrificato, anche perché i sedili possono essere, oltre che abbattuti, spostati sull'apposita rotaia avanti e indietro. Mi sembra intorno ai 270 litri il vano bagagli. Chiudiamo per far vedere il taglio posteriore, molto particolare, SUV compatto, e qua vediamo questa sigla che sta a significare ibrido. Eh sì, perché qua abbiamo la tecnologia che abbiamo provato su Baleno, quindi non una tecnologia ibrida che può far andare la macchina completamente elettrica, ma che aiuta a recuperare energia in frenata e poi la rilascia quando acceleriamo. Altra cosa interessante, e vi porto dentro, di questa vettura è proprio l'interno, non solo in termini di abitabilità ma anche in termini di tecnologia. Perché? Prima di tutto il touchscreen viene implementato e aggiornato, la connessione allo smartphone è disponibile sia con Android Auto, sia con CarPlay, sia con Mirrorlink, quindi tutti gli smartphone potranno essere collegati, poi solita navigazione, radio, DAB e viva voce. Altre due cose che volevo far vedere, molto bello secondo me il sistema di comandi, molto giovanile proprio il design interno, con anche alcune parti verniciate, molto simpatiche, presa USB qua a sinistra, presa ausiliaria per l'accendisigari e per la corrente qua a destra. Ma interessanti anche le dotazioni di sicurezza, perché vi porto un attimo davanti e poi mi metto dall'altra parte per far vedere anche il volante, che mi piace particolarmente. Abbiamo lì una stereocamera, ovvero due telecamere, che riescono a leggere sia la corsia, quindi abbiamo il sistema che ci avvisa se usciamo dalla corsia, ma attiva anche la frenata automatica di emergenza nel caso di rischi di collisioni con i veicoli che ci precedono. Ultima cosa che volevo far vedere, proprio il volante, qua purtroppo c'è un operatore di un'altra televisione, si sa, ai saloni è così, siamo un po' tutti qua a fare lo stesso lavoro, ma volante che, oltre ad essere molto bello come design, è abbastanza piccolo, ha i comandi infotainment e anche i comandi per utilizzare il viva voce, e anche cruscotto, non è male. Insomma, ci piace la nuova Ignis.